di diversa età che appunto si ritrovano qui. Alcuni si presentano al pubblico per la prima volta e altri invece partecipano regolarmente, così che negli anni si vedono più gli sviluppi. Quest'anno hanno aderito 10 persone e 2 laboratori artistici. Espongono Natalia Crameri con fotografie scattate in Kenya, Francesco Marini che lavora con il cemento, Gianna Giuliani, anche lei con fotografie realizzate in Kenya, Gloria Guidi con pittura a olio, Leonora Armetti Lardi con pittura acrilico, Loretta Couch Tuena, che non vedo più, che realizza questi monumenti in scala con pezzetti di cartone, Miriam Costa che fa i ritratti agli animali, vedete qui e là, Serena Visentin con fotografie di fiori della Valposchiavo, Silvia Magro con dipinti di vario genere che vedete qui, Verena Zalatuena con dipinti a olio, e ospitiamo inoltre i risultati di 2 laboratori artistici. Il primo è quello del Centro Psicosociale di Tirano, condotto da Michele Falciani, che ha realizzato questa Via Crucis in terracotta. E potete vedere anche sul tavolino, abbiamo lasciato un libretto che spiega il progetto del paese di terracotta. E poi abbiamo di là anche le farfalle che hanno realizzato i bambini delle elementari quest'estate, quando hanno fatto un laboratorio artistico con il pittore Harald Kaser, che era nostro ospite qui. Purtroppo molti artisti non sono presenti, chi abita lontano e non si fidava a superare il passo, chi non ce la fa ad essere qui. Comunque, ecco, spero che possiate gradire la visita. E sul tavolino abbiamo messo la lista delle opere dove potete vedere tutti i dettagli. Vi ringrazio ancora tutti per la vostra presenza e vi auguro anche buone feste. Grazie.